Cose luci, dolcine di Natale. Io sono Letizia, siamo andate qua in compagnia a fare il dolcino di Natale. È una tradizione nostra che la portiamo da quando siamo giovani e qua continuiamo a coprire Castellammare del Golfo. Sono gli ingredienti per fare il dolcino di Cose Luce siciliano. Facciamo ogni chilo di farina doppio zero, mettiamo 600 grammi di sugna, 100 grammi di zucchero, una bustina di Bertolini e un poco di amonica. Poi si impastano con il latte e si mettono a riposare la pasta un po'. La Sicilia è troppo bella. Io sono Palazzolo Rosaria, nata e cresciuta a Castellammarese Doc. A fare Cose Luci ne insegnarono i caredde. Già come nascemo che tocco lo cotenduzzo, già si fanno le Cose Luci e si tagliano. Questa è una caviglia di sedia, fatto un mattarello. Poi questa è la specie di scandature. Questo è un canniscio che a quei tempi quando si veniva dall'Italia, mia mamma, curatelo Paola, lo portava pieno di Cose Luci dall'Italia, con i fichi nostri che dava la sera. E se capita a mio papà, dalle cannizze, impelato con la corina. Quando venono i turisti e c'è sapura vista. I love making. My grandmother taught me, yeah, my grandmother Churchilla taught me how to make them. And I've been making them since I was 8 years old. Io sono una signora portuese, origine d'Angelo, da Castellammare del Golfo, nata e cresciuta. A 20 anni mi sono ritornata in America per incontrare l'amore. Ok, ho vissuto una vita felice, 3 figli, sono laureata, le nostre case ancora usiamo le nostre tradizioni. Possiamo fare la cucina, facciamo i padelli, facciamo le cucine, fate le spinge, le cose dette Cose Luci. C'è chi li fa con la marmellata di fichi, c'è chi li fa con i fichi secchi, che all'ultimo corrispondono alla stessa cosa, non è che sono, perché sempre fichi, se non consola come vuoi, sempre con pizza. I traghetti, no, chi le poi fanno tutti i ristoranti, i traghetti avvengono tutti i ristoranti. Avevo l'età di 6 anni e la mamma tutte sedute, eravamo 8 figli, tutte sedute che dovevamo fare sti dolcine. Allora, a 6 anni, a 7 anni che cosa sai fare? Ho preso un pezzo di pasta e ho fatto una forma di una scala. Mia mamma me la voleva tirare in testa. Questo non è un dolcino, questo è una scarpa. Ma rispondi io mi sono, ma anche scarpe e scarpe, stivale, tutte cose. Di quel dolce che io ho fatto che sembrava una scarpa, mia madre ha tirato su 4 dolcini piccoli che non ve lo posso descrivere quanto erano belle. Da allora, quando facciamo le Cose Luci, mia mamma diceva fai la scarpa, che così non li stiamo più presto. Però la tradizione castellammarese l'abbiamo fatta pure oltreoceano delle Cose Luci, comandante, la tua madre e le figlie. So, però c'è stato un onore fare queste Cose Luci allo club per andare avanti e per la cultura e le tradizioni siciliane. Quello che sto facendo io è differente da quello che fanno gli altri. Uno che fa questo lavoro sono io. Sto facendo una chitarra, 3 volte presidente, 5 volte vicepresidente e 7 volte segretario. Può vedere come va a finire, guarda qua. Un pesce. È una forma di chitarra. Un pesce, assomiglia a un pesce, ma è una chitarra. Noi esistiamo come tu pensai da 50 anni. È un orgoglio per noi che siamo all'estero, per noi castellammarese. Come dice Damiano, le tradizioni
fra qualche poco di tempo facciamo pure la ricotta fresca, che è una cosa bellissima e vengono molte persone qua. E tu, continuare le nostre tradizioni, come diciamo. Ciao Luigi, un abbraccio e speriamo che ti vediamo al più presto qua, così puoi vedere esattamente quello che è. Luigi, chiudiamo dicendo viva l'Italia! Viva l'Italia! Mangiare intanto lo paese calamare.